Amici dei motori, benvenuti al campionato italiano di velocità. Dopo il Mugello, Vallelunga e Imola, il CIV approda sul tracciato di Misano Adriatico per il quarto e penultimo appuntamento in vista della lunga pausa che ci separa poi dall'appuntamento conclusivo che sarà di nuovo sul tracciato toscano del Mugello. Quattro come sempre le categorie e con doppi appuntamenti, gare sia il sabato che la domenica. Andiamo a vedere cosa c'è dietro le quinte. A questa tappa del campionato italiano di velocità sono presenti, soprattutto in Moto3, molte wildcard, tra cui Stefano Manzi e Nicolò Bulega. Ciao, sono Stefano Manzi, corro nella categoria Moto3, faccio il campionato spagnolo Red Bull Rookies Cup e oggi sono a fare la wildcard a Misano e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Motosprint. Ma Stefano Manzi cosa pensa del campionato italiano di velocità? Campionato italiano è un bel campionato, ci sono due piste del mondiale come Misano e Mugello. Io sono venuto l'anno scorso, partecipavo a questo campionato e è bello ritornare a parteciparci. Ieri nella prima manche abbiamo fatto una scelta errata delle gomme, sono partito con le slick ma dopo ha cominciato a piovere quindi mi sono ritirato dopo un giro. Oggi vedremo di non fare questo errore. E infatti l'indomani sarà proprio Stefano Manzi ad aggiudicarsi la vittoria davanti a Nicolò Bulega e allo spagnolo Rodrigo Castello. La gara del CIV di Misano Adriatico vede degli spettatori d'eccezione, primo fra tutti il pluricampione del mondo Valentino Rossi, che è a bordo pista insieme ad alcuni amici per seguire soprattutto Nicolò Bulega. E c'è anche un fotografo d'eccezione, Francesco Pecco Bagnaia, che non vuole perdersi lo scatto all'amico Nicolò Bulega mentre è schierato in pista in attesa di prendere il via per la gara della Moto3. Ma che cos'è che ha spinto Nicolò Bulega a iscriversi come wild card alla gara del tricolore di Misano Adriatico? C'era una lunga pausa e la prossima è a settembre. E in mezzo non avevamo né test né gare né niente, quindi abbiamo deciso di fare questa gara un po' per non stare fermi così tanto tempo. E poi è anche bello tornare a fare una gara a casa. Ma il campionato spagnolo di velocità com'è? Là è molto, molto dura perché ci sono moto soprattutto e piloti molto forti. E là è sempre, ogni gara si forma un gruppetto da 6-7 piloti e fino all'ultimo giro tiriamo come gli assassini. Ci sono molte possibilità in più per allenarsi rispetto al campionato italiano? La settimana prima della gara, visto che io non conosco le piste, mi fanno fare una giornata di test. Perché dai, giusto per conoscere un po' la pista prima della gara. Ma alla fine Nicolò Bulega è soddisfatto di questo weekend da wildcard a Misano? Questo weekend è andato molto bene perché sono riuscito a fare la pole position, però ho fatto un secondo posto. Ieri sotto l'acqua ho vinto e invece stamattina nel warm up ho fatto un high side e mi hanno portato al centro medico perché avevo un gran male alla schiena e alle costole. E niente, e quindi avevo un gran male e in gara ho lottato con, per il secondo posto con Rodrigo e Wayne, il mio compagno di squadra, e alla fine l'ho spuntata io. E forse non tutti sanno che nel campionato italiano di velocità, nella classe Moto3, si schiera al via anche una ragazza. Mi chiamo Evalon Biddle, ho 21 anni e vengo dalla Nuova Zelanda. Sono qui per correre il CIV quest'anno con il team Rumi, nella classe della Moto3. L'inizio della stagione è stato un po' difficile, abbiamo avuto qualche problema perché la moto è completamente nuova, ma ieri siamo riusciti a terminare la gara in 14ª posizione e ne sono molto soddisfatta, è un ottimo risultato per noi.
Ho iniziato a fare motocross quando avevo 6 o 7 anni e ho cominciato a guidare in pista a 13 anni, che è l'età minima per iniziare in Nuova Zelanda. Ma com'è correre in mezzo a tanti ragazzi? Quando ho cominciato a correre ero talmente piccola che non ci ho mai fatto caso. Sicuramente i ragazzi non vogliono perdere al cospetto di una donna, quindi la convivenza non è facilissima e le battaglie in pista sono molto serrate ma divertenti. Quest'anno farò tutto il campionato italiano nella classe Moto 3. Il mio obiettivo è sicuramente arrivare a correre nel moto mondiale, ma anche vincere un campionato nazionale, neozelandese, oppure, perché no, l'italiano, magari nella classe 600. E passiamo alla classe Superbike, dove un ritrovato Gianluca Pizziello ha vinto gara 1 il sabato sotto un autentico diluvio. Praticamente è stata una gara molto combattuta tra me e Polita, che sono riuscito a spuntarla, soprattutto perché mi è successa una cosa strana la notte prima, e la cosa strana è che ho sognato Doriano, quindi penso che mi ha dato una mano a vincere la gara. E niente, sono contento, ringrazio la mia squadra che come al solito si impegna al 100%, il Moto X Racing diretta da Sandro Carusi, e sono qua per ripetermi, spero di ripetermi nella seconda gara. Ciao! Per la cronaca, gara 2 della classe Superbike, l'indomani l'ha vinta Matteo Baiocco davanti a Kevin Calia e Ivan Goi. Piccoli campioni crescono seguendo l'esempio dei grandi e così alla tappa di Misano Adriatico dell'italiano di velocità erano presenti anche alcuni protagonisti del CIV Junior, ovvero della classe 50, in particolare i tre alfieri del team Pasini. Mi chiamo Davide Baldini, ho 11 anni e faccio la Mini GP 50. Quest'anno sono riuscito a vincerla matematicamente vincendo 5 gare su 5. Ora c'è ancora l'ultima gara il 21 settembre a Ortona. Ho iniziato a correre a 8 anni sulla minimoto in un campionato regionale e vincendolo. No, quest'anno non mi aspettavo nemmeno di vincere il campionato italiano, perché l'anno scorso ho corso una categoria più bassa e sono arrivato quinto, e quindi quest'anno non me l'aspettavo, e dopo che ho vinto la prima gara ho cominciato a crederci e le ho vinte tutte. Voglio provare ad arrivare nel mondiale. Mi chiamo Riccardo Rossi e ho iniziato a 9 anni ad andare in moto, un po' tardi. Il primo anno ho fatto l'europeo e l'ho vinto, e all'italiano sono andato quinto. Invece il secondo anno non mi trovavo molto bene perché la moto era molto potente e non andavo molto forte, però quest'anno è andata abbastanza bene, dai, sono contento. Sono secondo al campionato, però basta che faccio dal decimo in poi in dentro e ho vinto, sono arrivato secondo. Mi chiamo Nicola Fabio Ferrari, ho iniziato a 5 anni a correre con le minimoto e ho vinto l'italiano nel 2012 con la Junior A, e nella Junior B sono arrivato terzo e sì, ho avuto sfortuna che sono caduto un paio di volte in gara e quest'anno sono terzo in classifica e spero di finirlo così. Ho iniziato che ho avuto un po' di sfortuna sulle qualifiche, però dai, sono riuscito ad arrivare almeno quinto. Poi nella seconda gara sono caduto sfortunatamente e la terza sono riuscito ad arrivare terzo. Poi ho fatto quarto e secondo a Pomposa, e speriamo l'ultima riesca a fare ancora meglio.